Prima di trasformare il testo che ho scritto con OpenOffice Writer in EPUB, dopo aver scaricato Writer 2 EPUB, che si integra, come vedete, nella barra degli strumenti di Writer di OpenOffice. Ho formattato il testo, è indispensabile fare questa operazione per avere un ottimo risultato poi in EPUB. Esempio, il titolo l'ho chiamato intestazione, l'ho formattato come intestazione 1, l'introduzione come intestazione 3. Il testo è corpo del testo naturalmente e l'ho giustificato. Il paragrafo aver cura delle cose degli altri l'ho pure formattato con intestazione 3. Il testo sempre come corpo del testo giustificato. Corpo del testo giustificato, così la comprensione esistenziale, intestazione 3, e naturalmente di seguito il corpo del testo giustificato. A questo punto, salvo, dopo aver formattato tutto il testo, salvo il mio testo in ODT sul mio computer con salva con nome. Vedete, io l'ho già salvato. Diamo ok. E adesso è indispensabile mettere i metadata. Ecco, Heidegger introduzione, autore, posso mettere cura di l'antichi, la lingua l'italiano, editore l'antichi, ISBN SSA, la data di pubblicazione il 2012, poi titolo originale Heidegger introduzione, i tag, ho aggiunto i tag. Heidegger, essere, filosofia, educazione, didattica e poi una breve descrizione, una breve introduzione ad Heidegger. La copertina l'avevo aggiunta da file aggiungendo l'immagine che avevo precedentemente preparato per la copertina. Do l'ok. Possono essere modificate le preferences, ma io le ho lasciate così come sono. Dividi pagina, prima intestazione, eccetera, eccetera. E do l'ok. E poi posso trasformare il mio file che ho scritto in ODT con OpenOffice Writer in EPUB cliccando sul bottone apposito. L'ok. E adesso vado sul mio computer e vedo che dopo averlo esportato, vado sul mio computer e vedo che ho un comparire un file introduzione a Heidegger EPUB. A questo punto vado in Adobe Digital Edition. Da libreria, clicco su aggiungi elemento alla libreria, vado
vado a cercare il mio file in EPUB, lo apro ed è questo il mio file e vedete che è perfettamente navigabile. Avrei potuto mettere anche dei numeri per ogni paragrafo. Ecco, fatto e ottenuto il mio EPUB.